Oggi decoreremo una lampada da tavolo. Inizieremo con la parte superiore, iniziando a plastificarla con la vernice all'acqua. In questo modo eviteremo che i successivi trattamenti macchino la tela. Utilizzeremo una schiattina sintetica un po' larga per distribuire bene la vernice in tutte le parti. Le pennellate, come potete osservare, saranno ampie e incrociate. Lasciamo asciugare. Ora dovremo iniziare la decorazione a rilievo del paralume. Abbiamo scelto di utilizzare una pasta per contorni chiara e allo stesso tempo sabbiata. Per consigli sui prodotti da utilizzare potete consultare il glossario contenuto in questo DVD e scaricabile dal computer. Iniziamo a disegnare dei decori di fantasia a mano libera, oppure, se non vi riesce, disegnateli con una penna e successivamente ricalcateli con la pasta per contorni. Il prodotto è abbastanza denso e a volte il tratto non è continuo, come potete osservare dalle immagini. Però possiamo riprendere il disegno in ogni sua parte. Decoriamo in questo modo tutto il paralume. Lasciamo asciugare bene la pasta per alcune ore. Con un pennello morbido stendiamo su tutto il paralume la colla missione all'acqua. Questa andrà applicata bene anche sui rilievi. Lasciamola asciugare fino a quando non diventerà trasparente, ma sempre appiccicosa. Naturalmente, sulla colla missione applicheremo la foglia imitazione oro su tutta la superficie del paralume. Inizieremo con vari pezzi abbastanza grandi, cercando di applicarli in maniera uniforme. Tutto questo oro risulterà apparentemente molto pesante esteticamente, però il passaggio successivo smorzerà notevolmente tutto. Questa è solo una proposta per la decorazione delle lampade. Molte altre tecniche possono essere utilizzate. Naturalmente, ognuno sceglierà quella più adatta ai suoi gusti. Come potete notare, la foglia d'oro ha messo maggiormente in evidenza il rilievo dei decori. Procediamo ora con la tecnica della pennellata asciutta. Questa è una tecnica classica di decorazione. In questo caso l'abbiamo voluta abbinare alla doratura. Scegliamo il colore acrilico avorio, una pennellessa a setole naturali, quindi un po' ripida. Sporchiamo le setole con il colore e scarichiamolo un po' su un pezzo di carta assorbente. Ora, con movimenti veloci e verticali, diamo delle pennellate sulla foglia d'oro. In questo modo l'effetto sarà molto delicato e attenuerà notevolmente la lucentezza dell'oro. Osservate l'effetto ottenuto. È gradevole, vero? Ora che il nostro paralume è finito, procediamo con la decorazione della base in legno. Dopo aver preparato la base con un paio di mani di gesso acrilico, procediamo alla stesura del colore terra d'ombra naturale, quindi molto scuro. Continuiamo in tutte le parti del supporto e lasciamo asciugare bene.
Con un pennello a setole rigido e tondo, applichiamo solo in alcuni punti la cera neutra d'api. Questa, essendo grassa, faciliterà il passaggio successivo. Applichiamola anche sullo stelo nel senso della lunghezza. Con il colore acrilico avorio stendiamo due mani su tutta la base. Lasciamo asciugare. Con un pezzo di carta vetrata non troppo grossa, iniziamo a grattare in corrispondenza delle zone con la cera. Come potete osservare, qui il colore non ha aderito bene e quindi va via molto facilmente. Questo effetto è un tipo di decapato semplice, ma bello da applicare anche sui mobili. Come vernice protettiva di finitura, abbiamo scelto di utilizzare la gomma lacca. Essendo una vernice invecchiante, la stesura di più mani ci darà un effetto ambrato e molto caldo. Procediamo con almeno 5 mani, lasciando asciugare tra una e l'altra. Ora il lavoro è terminato, quindi possiamo applicare il paralume sulla base. Cosa ne dite di questo abbinamento? Rifinite il cappello con una passamaneria in tinta e procedete all'installazione dell'impianto elettrico. Un angolino della vostra casa sarà sicuramente più luminoso. Vi illustreremo ora, velocemente, come abbiamo realizzato la decorazione della lampada che vedete nelle immagini. La base in legno grezzo è stata trattata con un paio di mani di gesso acrilico. Successivamente abbiamo dato un colore acrilico così preparato, tre parti di blu marina e una parte di ocra gialla. Rifiniamo con una mano di fratti in gel satinato. Stenderemo due mani del colore acrilico della base. Lasciamo asciugare e con una candela stearica facciamo dei segni in varie parti, insistendo di più in alcune zone. Dopo l'asciugatura del colore, utilizziamo una carta vetrata media e togliamo il secondo colore in alcune parti. Facciamo il nostro decoupage e rifiniamo con prodotti all'acqua. Un'altra idea da realizzare!